Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary. Nel video di oggi volevo mostrarvi come eseguire una classica foglia seguendo la tecnica della tradizione cantorina. La foglia nel pizzo di Cantù solitamente la si ritrova disegnata in questo modo. Abbiamo una parte a punto tela e una parte a mezzo punto. Si esegue prima una parte e dopodiché si esegue la successiva. Va detto che di solito la parte a punto tela è a destra, mentre la parte a mezzo punto è a sinistra. Ma questo non vuol dire che non si può fare al contrario e quindi eseguire sulla parte destra il mezzo punto e poi proseguire con il punto tela. Ci sono tanti modi per eseguire una foglia. Oggi vi mostro, diciamo, il classico per eseguire una foglia. Se vi ricordate, sul mio canale ho già fatto una serie di video esplicativi sulla foglia. In quel caso la foglia era interamente a punto tela e con la finizione a mochetta. Infatti in quell'occasione ho spiegato come eseguire la venatura interna e la punta e poi anche come chiudere le coppie rimanenti sulla foglia stessa. Nel video di oggi vi spiego come eseguire la classica foglia cantorina metà a punto tela e metà a mezzo punto. Anche qui logicamente tutto dipende da dove ci troviamo nella lavorazione. Di solito le foglie sono attaccate a dei fiorellini, delle margherite, a qualcosa di questo tipo. E quindi non si mette uno spillo per iniziare, ci si aggancia direttamente con le coppie al piede o alla mochettina. In questo caso inserisco uno spillo per il punto d'inizio. Solitamente la foglia cantorina viene eseguita a piede, quindi viene eseguito il piede sia sulla parte destra del punto tela che sulla parte sinistra invece del mezzo punto. Appendo su questo spillo 4 coppie di fuselli. Le ordino. Comincio da prendendo le 2 coppie di destra e lavorando a punto tela. In questo punto eseguo il piede, 2 attorcigliate e punto tela. Vado ad inserire uno spillo. Cerchiamo di tendere bene tutte le coppie. Comincio ad aggiungere un paio. Lo aggiungo sullo spillo d'inizio e lo divido e divido il paio sulla prima coppia verticale che incontro. Quindi filo nuovo, filo vecchio, filo nuovo e filo vecchio. Attorciglio 2 volte il portante, punto tela. A questo punto, come ho detto precedentemente, si fa il piede. Lavoro a punto tela,
eseguendo piede da entrambe le parti. Adesso che sono stati fatti un paio di giri, facciamo cadere la coppia che abbiamo inserito. Quindi tolgo il primo spillo, lo rimetto e tiro un po' le paglie verticali per far cadere la coppia. Siccome che sono un po' troppo poche le paia che ho al momento, aggiungo un altro paio. Lo aggiungo sullo spillo del piede e divido il paio con la prima coppia che mi ritrovo verticale a destra. Attorciglio per il piede e lavoro. Anche questa coppia, dopo un paio di giri, verrà fatta cadere. Facciamo cadere il paio che abbiamo inserito. Togliamo lo spillo dal piede, tiriamo leggermente verso il basso i verticali e rimettiamo lo spillo. Continuiamo a lavorare questa parte appunto tela fino ad arrivare in punta.